Si è aperta al Cante di Montevecchio di Fano, dove l'associazione continua la lotta contro ogni forma di violenza di genere, ponendo l'accento su un dato vero e concreto, come quello relativo agli anni rubati a tutte le donne uccise. Così Fano ha celebrato la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. All'ingresso dell'associazione in via Palazzi si è così apposto un pannello commemorativo in memoria di tutte le 50 vittime del 2022, con un pensiero speciale per Anastasia, uccisa il 13 novembre proprio a Fano. Anche quest'anno il Cante di Montevecchio dà testimonianza del contrasto alla violenza di genere, lo fa attraverso un altro simbolo, con un manifesto che però diciamo così riprende un dato che non è sempre nella consapevolezza di tutti, e cioè abbiamo preso una media statistica dell'età della vita delle donne e abbiamo fatto in modo di accumulare tutti gli anni che queste donne non hanno vissuto perché uccise prima del tempo, diciamo così, e lo abbiamo voluto testimoniare proprio attraverso un manifesto. Un anno, a maggior ragione, la testimonianza ci diciamo così colpisce nelle viscere, perché il fatto che è accaduto pochissimi giorni fa di violenza di genere nella nostra città ci ha lasciato molto amaro in bocca e anche molta voglia però di continuare nel nostro percorso di contrasto alla violenza di genere. Abbiamo in qualche modo dedicato questa giornata ad Anastasia, lo abbiamo fatto anche dedicandogli in qualche modo questo nostro oggetto testimonianza. Il Comune inoltre ha organizzato Con il colore del rispetto, un appuntamento che si è tenuto al Teatro della Fortuna, dove è stato mandato un messaggio vitale perché i femminicidi sono ancora drammaticamente attuali. Quest'anno in modo particolare la comunità fanese è profondamente colpita, sta vivendo un lutto perché questa volta siamo stati colpiti nel vivo del nostro cuore. Anastasia era della nostra comunità, venuta dall'Ucraina per fuggire dalle orribilità della guerra e ha trovato la morte qua. Questo deve renderci ancora più consapevoli che non possiamo più continuare soltanto a parlare, ma devono esserci azioni che tutelino le donne dalle violenze degli uomini e nello stesso tempo si continui, e questa iniziativa oggi è fatta con i giovani, anche a sensibilizzare a quella cultura del rispetto della diversità, che non è una debolezza ma è una ricchezza, e soprattutto far comprendere agli uomini che la forza non è virilità ma è stupidità. Il consiglio monotematico ha visto la presenza delle studentesse e degli studenti che hanno presentato degli elaborati sull'argomento. Informare i giovani, renderli partecipi a queste iniziative, secondo me è molto educativo, perché dobbiamo partire proprio da loro per cercare di cambiare passo, cambiare cultura, cambiare mentalità su varie problematiche. Questa di oggi è una problematica molto importante che ci riguarda tutti. Come avete visto anche da noi, purtroppo è successo un femminicidio, una cosa che uno non avrebbe mai pensato che possa capitare anche nella nostra città. Quindi si cerca di lavorare con le istituzioni, con le associazioni del volontariato, con i centri antiviolenza, per cercare di sensibilizzare tutta la città e principalmente i giovani.